Calcio Bidone, la nostra ironica iniziativa lanciata e coordinata da Cristian Vitali con calciobidoni.it, ha emesso il suo verdetto. Il giocatore straniero più scarso del 2014 è Isaac Belfodil. Quella che può essere considerata la nemesi del pallone d'oro, fresco appannaggio di Cristiano Ronaldo, è l'algerino del Parma, che nel 2014 ha vestito anche le maglie di Inter e Livorno. A premiarlo, se così si può dire, quasi il 30% dei votanti. L'attaccante ha pagato una stagione vissuta in tre squadre diverse, dove non è riuscito a realizzare neppure un gol. Al secondo posto si classifica Mario Gomez della Fiorentina, che ormai ha perso anche la fiducia di Mister Montella, mentre nel gradino più basso del podio ecco Robinho, ex Milan. E a proposito del Milan, è sempre un giocatore rossonero a prevalere come jolly, la segnalazione inedita del pubblico. Stiamo parlando di El Niño Fernando Torres, solo un'ombra rispetto al magnifico goleador che abbiamo ammirato in passato. Lo spagnolo ha appena lasciato l'Italia con la coda tra le gambe per tornarsene al suo Atletico Madrid. Nell'albo d'oro della competizione, Belfodil succede a Bentner della Juventus.